Buon pomeriggio, bentornati a Basket Time, speciale playoff 2019. In strettissima subito l'attualità con i playoff della Serie B, seconda giornata che ieri ha decretato per il Lions Basket Visceglie la possibilità di giocarsi la semifinale contro l'Olimpia Matera in gara 3 domenica prossima. Ieri al Pala Dolmen strapieno, i Leoni Visceglesi allenati da Gigi Marinelli hanno sconfitto per 64-47 l'Olimpia Matera, che è stata vincente in gara 1 fra le polemiche. Partita equilibrata nel primo quarto con i padroni di casa che hanno cercato subito da lungo con il duo Rossi smordo. Matera che si affida agli Iannilli, specialista in comportamenti non proprio idilliaci. Gli ospiti riescono ad arrivare a meno uno al solo inizio del secondo quarto, e poi è tutto un monologo Lions con tra gli altri in evidenza Rossi smordo, Kuscev, che è stato anche decisivo per gran parte della vittoria che poi è arrivata. Dunque, decisiva gara 3 a Matera domenica 5 maggio 2019. Ricordiamo che in caso di successo in terra materana, il Lions Basket Visceglie aspetterà la vincente della sfida tra Cestistica San Severo e Stella Azzurra Roma. In programma questa sera in terra romana, nella prima partita, la Cestistica aveva battuto la Stella Azzurra con il punteggio di 70 a 63. Dice già addio ai playoff invece il basket curato, che è stato sconfitto in due partite da Palestrina ieri al Palasport di Corato. La formazione ospite ha vinto per 86 a 77, chiudendo la gara sul 2-0. Ricordiamo che Palestina aveva vinto gara 1 con il punteggio di 76 a 73. Quindi adesso in gara rimangono Cestistica San Severo, Lions Basket Visceglie, abbiamo già parlato, e Bascanardo, che invece deve cercare di allungare la serie contro la Deco Caserta. I campani infatti conducono la serie per 1-0 dopo aver vinto all'esordio 86 a 78. Adesso dai playoff della Serie B, passiamo alla pole promozione per l'accesso alla Serie C Silver, perché continua la settimana di allenamento per ciò che concerne il Basket Club Cerignola in vista delle ultime due sfide che potrebbe decretare la promozione della formazione allenata da Beppe Bozza. Prossimo ostacolo sarà in trasferta sabato prossimo il Maglie. Andiamo a vivere le sensazioni della vigilia di questa sfida in programma sabato nelle parole di Alessandro Pirrone. Alessandro Pirrone, dunque il Basket Club Cerignola è reduce da questa bella vittoria ottenuta contro il Mensana Mesanne, che vi ha creato problemi solo nel primo quarto, ma poi dal secondo in poi è stato tutto un vostro show praticamente, no? Sì, abbiamo avuto soltanto l'inizio un po' contratto, dovuto anche magari alla settimana di stop di Pasqua. Abbiamo trovato comunque la giusta amalgama, abbiamo comunque ripreso il ritmo nostro, soprattutto in difesa, e poi è stato giusto gestire la partita fino alla fine. Senti, adesso manca ancora due al possibile traguardo finale, facciamo ovviamente tutti gli scongiuri e vi attende anche la trasferta di maglia. Sì, sicuramente Maier non vorrà fare il terzo incomodo, sicuramente giocherà la partita. Infatti noi andremo a maglie concentrati, di sapere che ci mancano soltanto due finali, porteremo a casa il risultato che ci eravamo prefissati già ad agosto e finalmente potrà diventare realtà. Grazie. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Basket Time Playoff 2019. Il nostro appuntamento tornerà martedì prossimo alle 13:30 per raccontare quello che sarà successo nel weekend che ci aspetta. Poi naturalmente le cronache le ritroverete nel corso del nostro telegiornale sportivo Sport Report, sia domenica che ovviamente lunedì. L'informazione torna con il telegiornale questa sera alle 19. Grazie e a più tardi.